Dopo il Natale, feste separate tra l'ex tronista di Uomini e Donne e il fidanzato. Niloufar e Giordano hanno trascorso il loro primo Natale insieme. A dichiararlo sono stati due ex protagonisti di Uomini e Donne attraverso dei post e stories sui loro rispettivi profili Instagram. Il giorno dopo, Santo Stefano, però, il Mazzocchi ha dovuto lasciare da sola la sua fidanzata. Che cosa è successo tra i due? A suo malgrado, l'ex corteggiatore è dovuto andare a lavorare. Quest'ultimo, infatti, di prima mattina era già sulle piste di sci a fare l'istruttore. La testimonianza si è avuta attraverso degli scatti che il ragazzo ha pubblicato sui social. Ovviamente la Addati è molto triste per essersi separata temporaneamente dal suo amato dichiarandolo ai followers. Uomini e Donne, Niloufar e Giordano innamorati più che mai. La relazione sentimentale tra la Addati e il Mazzocchi va alla grande. È l'unica storia della passata edizione di Uomini e Donne che fino ad ora va alla grande. Dopo aver partecipato a Temptation Island VIP, i due ragazzi sono uniti più di prima. Da quando Niloufar ha scelto Giordano all'interno del dating show di Maria De Filippi sono trascorsi ben 7 mesi, e, stando alle dediche, e alle foto postate sui social, entrambi vogliono creare un futuro insieme. Per il momento vivono separati e fino ad ora non ha mai parlato di convivenza. Ricordiamo che l'ex tronista e il fidanzato sono ancora molto giovani. Giordano Mazzocchi all'Isola dei Famosi 14. Parla Niloufar Addati.da qualche settimana a questa parte, sul web è circolata un'indiscrezione che riguarda l'ex corteggiatore Giordano Mazzocchi. Secondo i rumors quest'ultimo sarebbe uno dei nuovi concorrenti dell'Isola dei Famosi 14 che prenderà il via a fine gennaio 2019 su Canale 5. A parlare dell'argomento ci ha pensato la fidanzata Niloufar Addati spiegando che lei e l'istruttore di sci non escludono nessuna proposta lavorativa che arrivi dalla televisione. La ragazza, però, ha ribadito che Giordano non è mai stato contattato dalla produzione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi.